Parliamo di questa attività, no? Che ha portato all'arresto di questo 24enne, siamo un incendiario seriale. Sì, siamo riusciti a ottenere, grazie anche alla collaborazione fortissima con la Procura della Repubblica, che il signor Custode ha citato prima, ringraziamo, una misura di sicurezza tecnicamente e che consentirà a questa persona di potersi curare adeguatamente, perché ha sicuramente dei problemi affetto ad alcune patologie psichiatriche e ha creato un po' di problemi nella gestione degli interventi sempre caratterizzati da grandissimo equilibrio dal personale delle volanti, perché non si è mai arrivati a azioni di forza o eccessive, eppure di condotte aggressive ce ne sono state parecchie, quindi dopo moltissimi mesi di lavoro siamo riusciti a ottenere una misura e a eseguirla, che non era assolutamente scontato. Quindi degli episodi di danneggiamento che il signor Custode ha citato, più di 20 episodi sono da ricondurre a questo soggetto che abbiamo assicurato alla giustizia, nel senso di dare esecuzione alla misura di sicurezza. E cosa faceva questo soggetto? Usciva di casa la sera? Malgrado fosse gravato da una misura, usciva spessissimo di sera, spinto da degli impulsi in qualche maniera che possiamo definire irrefrenabili, e nelle ultime settimane si è reso protagonista di quelle scritte offensive che sono state registrate in via Monsignor De Lorenzo a pochi passi dalla sua abitazione. Poi ha danneggiato una serie infinita di autovetture a mezzo incendio. È stato riconosciuto praticamente subito attraverso l'attività che abbiamo svolto anche di concerto insieme ai colleghi della squadra mobile, e ha creato non poche difficoltà e non poco allarme sociale nell'ambito della nostra città. Quindi ci sentiamo di dire alla cittadinanza che la nostra comunità è un po' più serena in questo periodo. Perfetto, non ha detto serena. Si definiva il prescelto.